Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi farò un trucco che mette in evidenza tantissimo gli occhi verdi. Un trucco ispirato a un'attrice molto molto bella, mora con gli occhi verdi, Jennifer Connelly. E ve la faccio vedere in questa foto che ha questo trucco sul tono del rame. Questo trucco sta bene sia agli occhi scuri, ma come potete vedere anche agli occhi verdi. Come avete visto, l'attrice ha l'occhio un po' tondeggiante, quindi vi farò vedere come fare per allungare l'occhio. Se avete gli occhi azzurri, vi consiglio di utilizzare un tono di rame che tende un pochino più all'arancio più che al rosso. Inizio applicando il correttore, quindi nascondendo le occhiaie e uniformando il contorno dell'occhio. Faccio una cosa molto molto veloce perché la base sarà comunque molto importante, perché si vedrà. Se cercate, perché siamo nel periodo estivo, una base long lasting, sempre però che sia correttiva, che vada a uniformare la zona di contorno occhi, vi consiglio questo ombretto di MAC a lunga tenuta color carne. Fisso il correttore che ho applicato con la cipria, quel non long lasting, cioè l'ombretto che poi in realtà è un ombretto in crema long lasting, non fissatelo con la cipria, perché sennò tende a seccare un po' la zona. Voi sapete che io amo i prodotti green, i prodotti ecobio, e cerco sempre di mostrarvi questo tipo di prodotti. Però posso capire che nel periodo estivo, o se avete delle esigenze particolari, i prodotti long lasting possono aiutarvi in certe situazioni, soprattutto se volete che il trucco duri più a lungo nel corso della giornata. Il trucco che vedete sull'attrice è un trucco pensato per un occhio che comunque ha tanta palpebra, un occhio dalla forma tondeggiante, che in questo modo viene allungato. Non avendo l'occhio così tondeggiante, così diciamo tra virgolette tirato, devo andare a, e io ho l'occhio infossato, a far rientrare la parte dell'osso, che è questa parte qui. Quindi uso questo colore, che è un bel color pesca. Applicatelo dentro la piega della palpebra, salite se avete comunque un po' di spazio, un po' verso l'esterno. A questo punto utilizzo un color pesca, un color rosato, potete utilizzare questo colore qui, e lo applico soltanto nell'angolo interno dell'occhio. Potete anche prendere un colore bianco perlato. Sono dimenticata di fare una cosa, ragazze, capita. Riprendo il color pesca e lo applico sotto. Mi sono dimenticata questo step, non c'è problema, lo faccio adesso. Se avete l'occhio che tende a essere un po' sul tondo, un po' sul tondeggiante o addirittura sporgente, evitate di applicare un colore chiaro perlato al centro dell'occhio. Preferite un colore opaco e possibilmente un colore nude. Possono andare bene anche colori scuri. Vado con il rame, però vi lascio tutto all'interno delle schede, anche le alternative da poter utilizzare. Io utilizzo la matita. A questo punto andiamo a creare la base e applichiamo la matita qui. Anche se non siete precise, è lo stesso, potete fare anche dei puntini, perché poi andrà sfumata questa matita rame. Partiamo dall'angolo esterno dell'occhio, mettiamo anche un po' di rame sotto. Potete fissare a questo punto la matita con un po' di cipria trasparente, con un ombretto dello stesso colore. Io lo fisso un po' con la cipria perché non voglio usare tanti tanti prodotti. Poi dall'alto verso il basso sfumo. Quindi ho sempre la cipria sul pennello e con questo pennello sfumo anche sotto.
E adesso passo al nero. Se vi piace così il trucco, lasciatelo così, perché comunque il nero vi va un po' a appesantire lo sguardo. Questo già tira fuori tanto gli occhi verdi. Come nero potete utilizzare una normalissima matita, un kajal nero, oppure una matita a lunga tenuta nera, perché in previsione dell'estate comunque la matita tende a scendere, e quindi se volete qualcosa che duri nel tempo, la matita waterproof è l'unica che dura veramente nel tempo. Oppure potete utilizzare una matita normalissima, un eyeliner kajal. Ricordatevi che è una matita a lunga tenuta e quindi una matita che va sfumata subito appena applicata. Quindi voi la applicate e la sfumate subito, perché sennò si asciuga. Quindi applicatela un po' alla volta. E qui potete anche allungarvi e fare la vostra codina per andare ad allungare l'occhio. Io la risfumo per andare ad attutirla un po', scegliete voi se volete creare l'effetto, c'è o non c'è. Per allungare l'occhio, se non avete gli occhi vicini tra loro, non fate questa operazione, perché va ad avvicinare gli occhi, cioè andare ad applicare la matita in questo punto, quindi nell'angolo interno dell'occhio. Se avete l'occhio molto tondeggiante, un po' di matita nera potete applicarla. Ricordatevi che sotto la matita tende comunque ad appesantire lo sguardo. Pennellino, appena appena direi. Io preferisco non applicarla, applicare soltanto il color rame. Quindi se vi accorgete che comunque non riuscite con questi stratagemmi ad allungare l'occhio come vorreste, mi raccomando, matita waterproof dentro la congiuntiva. Se avete problemi con il mascara, quindi fate fatica a utilizzarlo, vi fa lacrimare gli occhi, comunque non riuscite ad utilizzarlo, in questo caso la presenza del mascara non fa tutta questa differenza, perché abbiamo bordato l'occhio con un colore scuro e quindi vedrete che si noterà anche molto meno l'effetto del mascara sulle ciglia. Quindi potete anche non metterlo. Se volete allungare tanto l'occhio, concentratevi soprattutto sulle ciglia più esterne, portando anche le ciglia eventualmente verso l'esterno. Sotto vi consiglio di applicare poco 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 prodotto, perché andate ad aprire l'occhio. Se poi l'occhio è particolarmente tondo o è sporgente, non applicate assolutamente il mascara sotto. Come finiamo questo trucco? Vi consiglio un blush che sia comunque sempre su questi toni caldi, quindi colori della terra, una terra vera e propria, o un blush sempre sui colori aranciati, mai sul rosa. L'attrice, avendo una pelle più scura della mia, una pelle media, si può permettere anche dei colori di rossetto un pochino più accesi, e alla fine l'effetto comunque è molto naturale, molto discreto. Il colore che ho utilizzato è un colore molto molto bello anche per l'estate, che è un color anguria, ma va bene anche un colore sull'arancio, evitate il rosa, che assomigliano molto, che vanno benissimo, sono questi due di neve, questi due rossetti. Fra l'altro hanno anche un fattore di protezione solare 20, quindi proteggono anche le vostre labbra, e sono il color anguria e il color melone. Mi raccomando, provatelo se avete gli occhi verdi e se vi piacciono e vi stanno bene i colori caldi. Se vi è piaciuto questo video, sostenetelo mettendo un mi piace. Io vi mando un bacione grosso grosso e vi ringrazio per il vostro sostegno, per il vostro affetto. Io vi aspetto mercoledì prossimo ore 15 con un nuovo video, dove aggiungerò un colore che di solito è un colore che non è facile da portare, però vi farò vedere tante tante combinazioni con un'unica palette di 4 ombretti. Vi saluto, un bacione, alla prossima, buon make up a tutti!